Marco, eccoci, evviva ancora. Allora, Marco, ci sono una Allora. serie di domande, Sì. di tematiche che mi piacerebbe di nuovo affrontare con te. Una è arrivata proprio oggi e mi è piaciuta molto, mi è molto divertita. Si tratta di una ragazza che vive a Roma. Aspetta che la cerco perché il messaggio che mi aveva mandato era proprio simpatico e credo che valga la pena leggertelo per analizzarlo un attimo e per cercare di rispondere. Allora, buongiorno. Doni, una domanda. Ma Marco Messinato, puntini puntini, perché sa tutte queste cose su di noi, sulla vita, sull'essenza dell'universo? Puoi studiare quanto vuoi, ma mi pare veramente singolare. O forse tu vuoi dare voce a un racconto possibile e creativo? Un punto di vista in parte probabile, un po' inventato. Io lo vedo così, no? Ok, Bello. bello, mi piace, cominciamo bene. Allora, cominciamo col dire che le informazioni sono accessibili a tutti, non a pochi eletti, ok? E noi abbiamo accesso alle la qualità e la quantità di informazioni a cui abbiamo accesso è direttamente proporzionale a quanto noi abbracciamo il mistero della vita. Quindi più noi abbracciamo il mistero della vita, più la vita ci comunica. Mentre invece quando noi cerchiamo di controllare tutti gli aspetti del nostro cammino, cerchiamo sempre di assicurarci che siamo al sicuro, no? Quindi facciamo una vita dentro il bozzolo, chiaramente dentro il bozzolo la luce vorrebbe entrare, ma le finestre sono chiuse e non può comunicare con te. Ci separiamo dalla vita. Quando noi vogliamo controllare tutti gli aspetti del nostro viaggio, a quel punto ci isoliamo, perché la vita dice: io sono qua, vorrei aiutarti, vorrei darti delle informazioni, vorrei suggerirti questo, vorrei raccontarti questa storia, ma tu sei completamente chiuso. Quindi io ti amo incondizionatamente, quindi vai tranquillo da solo, no? Quindi più tu osi nella vita e più la vita parla con te. Io per una qualche strana ragione ho sempre osato nella mia vita, ho sempre abbracciato il mistero, non ho mai scelto la strada più sicura, ho sempre scelto la strada che mi dava più gioia, ok? Ho sempre sentito il sentire. Possiamo chiamarlo femminile, non quello maschile della linearità, dove se non vedo non credo, se non è provato non esiste, se non sono sicuro che ci sono delle evidenze scientifiche non lo faccio, no, non ho mai navigato in quella maniera. E quindi questa è una delle ragioni per cui ho diciamo, acquisito, ho assorbito tante informazioni, perché quando tu ti butti in avanti nella vita, praticamente quello che stai dicendo alla vita dici: mi fido di te, quindi ti accetto come mio compagno di creatività. E quindi abbiamo un partner formidabile che attraverso la risonanza, la sincronicità, il sentire, soprattutto attraverso il sentire, ci dà le perfette coordinate, così come un pilota che deve atterrare un aereo riceve le perfette coordinate da torre di controllo. Ok? Perché torre di controllo vede tutto, il pilota dell'aereo vede molto poco. E la maggior parte delle persone dicono: no, no, ma che è questa torre di controllo? Sono tutte fantasie, dobbiamo guardare la realtà, no? E quindi non sentono la loro voce dell'anima, che in questa metafora il torre di controllo è la nostra voce dell'anima, e quindi chiaramente sono chiuse e quindi viaggiano in affanno, in contrazione, mentre invece basta che ti apri al mistero, accetti ciò che non puoi capire e non puoi controllare, ecco che torre di controllo sentì la sua voce
con perfette coordinate, ma Torre di Controllo manda sempre i segnali a tutti, non solo a pochi eletti. Quindi tutti riceviamo gli stessi messaggi. Ci sono persone che sono più aperte e quindi sembra che siano più sagge. Non è che sono più sagge, stanno semplicemente, sono più aperte e quindi ricevono più, si collegano con la loro parte multidimensionale che sa oltre il gioco. Mentre invece Esatto, quando sono... esatto, Sì. è proprio quello che a me veniva da rispondere, nel senso io sono stata molto sintetica nella risposta e le ho risposto che per la fisica quantistica e per il gatto di Schrödinger tutto esiste contemporaneamente, ma questo l'ho detto anche un po' scherzando. In realtà questa cosa che tu è come se avessi un'antenna che ti collega, no? Tu, ma non tu perché... tu sia speciale, cioè tu sei sicuramente speciale, ma tutti noi lo Sì, siamo tutti. siamo nel momento in cui ci colleghiamo. Perché a me piace così tanto parlare con te? Perché in te rivedo e ascolto le risposte che già io so, che però per una sorta di pudore, che ne so, mi piace di più ascoltarle da te perché... perché se è una cosa esterna a me che mi dà le risposte che io sento e mi piace condividere con gli altri perché secondo me condividere insieme un qualche cosa che ci risuona può aiutare, così come aiuta me, aiuterà altri che sentono e vibrano esattamente in questa, in questo tipo di armonia, che ne so, di sintonia di messaggi, perché quando tu parli e parli dell'universo e parli del fatto che è tutto finito e che presto si vedranno i risultati di questa cosa che è tutto finito e che è un film che si sta svolgendo piano piano e che non c'è nessuno che si deve risvegliare in realtà perché ognuno sta perfettamente seguendo un suo piano per ricordare chi è. Io ho in mente la cosa magistrale che hai fatto recentemente, cioè di un film che dura 2 ore e qualcosa, tu hai fatto una serie interminabile di puntate per analizzare questo film che è Matrix 4, che a me Matrix 4 è quello che è piaciuto di più, perché Trinity ricorda chi è, ricordare. A me piace moltissimo quando io e te giochiamo con le parole. Cosa mi hai detto recentemente? Il discorso di persona, tu hai detto persona è come se fosse persa nella paura, giusto? No, la persona, cioè, È quella che ha molti danno dimenticato. Ah. essere perso nell'ego, quindi c'è un'assoluta Nell'ego, identificazione eccomi. con l'ego. Quindi la maggior Nell'ego, parte quindi nella delle paura. Ecco. anime in questo momento sono persone perché pensano di essere l'ego, ok? Quindi sono perse nell'ego. E sì, ego per me equivale anche a paura, perché se l'ego si può paragonare a qualcosa, si paragona alla paura, alla difesa, all'attacco. Quando è che fai guerra? Quando hai paura? Quando vivi nell'opposto dell'ego, che è l'amore, nell'anima, non c'è più paura, c'è amore, perché l'opposto di amore è paura, non è odio, è paura. E quindi per ritornare al discorso del film che hai analizzato, c'è Trinity che ricordare può essere intesa come ricordare oppure Poi ricordare. anche riaccordare, perché è una Riaccordare. sintonia, noi siamo scordati e adesso Esatto. riaccordiamo il nostro strumento così che possiamo suonare all'unisono con la Sinfonia della Vita. Esatto. E quindi questo tour che hai fatto per l'analisi di questo film è meraviglioso e io esorterei anche, invito le persone ad andarsi a guardare questo lavoro interminabile che hai fatto, magistrale, di analisi di questo film, perché è un po' tutta la nostra storia, un ricordare, è un ricordare che siamo tutti noi, uomini o donne, ci possiamo identificare con l'uno o con l'altro, perché
È quello che stiamo vivendo in questo momento. In questi ultimi anni abbiamo proprio vissuto la paura, la separazione, il discorso di mRNA. Mai come in questo periodo, se non a scuola, quando facevamo le lezioni di biologia, abbiamo sentito parlare di mRNA, no? Vuol dire che in questo momento quello che ci vogliono dire è puntiamo l'attenzione, il faro è lì su paura, separazione, mRNA, che corrispondono per capovolto a amore, che è l'opposto di paura, unità, che è l'opposto di separazione, e codice divino, che è quello di cui parlavamo l'altra volta, sempre per collegarci al nostro discorso dell'altra volta. E quindi quello che volevo dire era questa meraviglia che tu hai nel collegarti con determinate risposte, che sembra dal Vangelo secondo Marco, non è dal Vangelo secondo Marco, perché il Vangelo secondo Marco, però c'era, il Vangelo secondo Marco c'era ed era canonico. Dal Vangelo secondo Marco Missinato, tu, era una cosa che ti avevo detto anche nell'ultima chiacchierata, tu a volte sembra che hai proprio le risposte e che sono quelle, punto. Non dici secondo me così, perché le dici con una cognizione di causa superiore che ti fa dire è così e non può essere altrimenti. Forse era Sì, allora questo che diciamo intendeva che lei. io dico è così, ma sottintendo è così per il mio sentire, ok? Perché io non ci sono verità assolute. Io posso solo condividere con te la verità che è, diciamo, il riflesso di dove sono io in questo momento nel mio cammino. E la verità relativa, ci sono delle verità assolute, sono poche. Ma noi condividiamo la nostra verità che è relativa al nostro percorso. Quindi può darsi che facciamo un'intervista fra un anno e io magari ti dico delle cose molto diverse, e questo non è perché sono incoerente, perché semplicemente sono in continua espansione. Perché se noi siamo creativi, siamo vibranti, è chiaro che la nostra verità si espande sempre di più. Ok? Ma comunque sia, è sempre una re verità relativa alla mia. Al mio percorso, quindi tu o chiunque ascolta, se suona bene la integra, se sente una risonanza si allontana, perché non è io che dico è così per tutti, io dico è così, dovrei dire è così per me, no? Per la mia esperienza in questo momento, e mi ritengo sempre il diritto di cambiare idea in qualunque momento, perché, come ripeto, se io fra 2 anni, 5 anni dico le stesse cose che sto dicendo adesso, in un certo senso sto fallendo, perché non sto abbracciando il mistero e quindi stagno, ok? Sono fermo. Se siamo vibranti, se siamo quei creatori straordinariamente vibranti, ecco, la nostra verità si espande sempre di più e diventa sempre più ricca di contenuti, sempre più ricca di colori, no? Quindi è un'altra cosa da dire, che io non posso dire niente che chiunque ascolta non sa già, perché siamo tutti la fonte, quindi non posso dirti niente che tu non sai, posso solo, io posso aiutare te, tu puoi aiutare me a ricordarci chi temporaneamente, per ragioni specifiche, abbiamo scordato di essere. Ok? Questo è un po' quello che... Colui che si posiziona temporaneamente come quello che parla di una verità, questa è la posizione con cui si deve proporre, no? Quindi questo è un po' il gioco di chi interpreta questo ruolo, come lo sto interpretando io in questo momento. E poi non è un ruolo di guru, perché è finita l'epoca del guru. Quello che mi Assolutamente. piace, vero? Quello che mi piace molto nelle nostre chiacchierate è proprio questo senso di collegialità. Per questo che mi piace anche l'idea di invitare altri nelle nostre chiacchierate, in maniera Certo. da espandere anche, perché è bello poter arricchire chi ascolta. Delle esperienze vissute anche da altri. Il fatto che la pensiamo nella stessa maniera non è un parlarsi addosso, ma è un mettersi
con rilassatezza, perché dico, è così bello arrivare a casa e mettersi le pantofole. È una sensazione bellissima quella di dire, oh, non devo lottare, non c'è lotta, non c'è bisogno di convincere, no? Non c'è mai il bisogno di convincere, ma soprattutto in questo momento storico in cui ognuno dovrebbe ritrovare, proprio ricordare chi è, non c'è più il bisogno del maestro a cui ci si appellava magari fino a un po' di anni fa, si seguiva il maestro. Adesso dovremmo veramente trovare il maestro dentro di noi. E lo scopo di ciascuno di noi, non mio e tuo, ma di tutti noi, di tutti coloro che ci ascoltano e che vibrano in risonanza con questo nostro modo di essere, è proprio quello di riscoprire in loro e aiutare gli altri a riscoprire questa cosa, perché credo che sia la cosa più bella. A coloro che sono pronti a ricevere, perché non puoi neanche imporre il tuo sapere sugli Non altri, si no? può. Maestro e studente sono due facce della stessa medaglia. Noi siamo sempre simultaneamente maestri e studenti. E quello che deve succedere proprio adesso è proprio questo: deve succedere che passiamo da una struttura piramidale a una struttura sferica. Nella struttura piramidale c'è sempre uno superiore, uno inferiore. Io sto al piano quarto, non so cosa c'è nei piani superiori, schiaccio i piani inferiori perché sono superiore, e quindi c'è una continua separazione e una continua mancanza di trasparenza. Adesso andremo in quello che rispecchia, diciamo, la saggezza degli aborigeni che si siedono intorno al fuoco, o della tavola rotonda della Confederazione Galattica, dove io vedo te, tu vedi me, siamo in una circolare, quindi tutti i punti del cerchio vedono tutti i punti, tutti gli altri punti, quindi c'è una trasparenza assoluta e ogni punto è indispensabile, perché basta che un punto si stacca e il cerchio collassa, no? Certo. Questa è dove dobbiamo arrivare in questi prossimi anni, mesi, quello che ci aspetta, ok? E quindi il colloquio poi è in questo termine, non è che io, ecco, io arrivo, io sono, ma io so, no? Eccomi qua. E tu adesso ti dico io come stanno le cose, ok? E bene che mi dai un bel thumbs up quando nel video, voglio vedere che ti scrivi e mi segui e tutto quello che dico e mi devi anche dare qualche soldo, ok? No, non è questo, buon gioco, ok? Adesso è: ho la gioia, la mia anima mi dice fai questo perché è divertente, ok? E quindi già il suo compimento già ci premia, già noi siamo pieni, abbiamo già il nostro contenitore di ricevere già è pieno dal fatto di aver eseguito, dal fatto di avere l'onore e il privilegio di eseguire ciò che ci dà gioia. Già quello è un premio perché già ci ha trasformato, perché io alla fine di questa conversazione sono un Marco diverso, tu alla fine di questa conversazione sei una donna diversa, perché abbiamo Sì. alzato un pochino la frequenza, tutto cambia, ok? Sì. Quindi già questo ci premia, e poi anche il sapere che poi qualcuno addirittura apprezza quello che stiamo facendo, quello è un extra bonus, è ancora meglio, no? Però non ci sono aspettative, non c'è un No. bisogno, non c'è semplicemente la gioia di confrontarsi È vero. e farsi uno fare specchio dall'altro. È che ha fatto così paura negli anni che ci hanno pre negli anni precedenti. Cos'è che ha fatto così paura e ci ha impedito di vivere la gioia? Cioè, come mai siamo stati programmati, ad esempio, vivendo nella religione cristiana, ma anche nelle altre religioni, c'è un'osanna al dolore e alla sofferenza. Come mai c'è stata questa programmazione e abbiamo detto sì a questa programmazione? Com'è così difficile togliercela di dosso come se fosse una colla? Allora, l'abbiamo scelta noi, abbiamo noi scelto di navigare nelle basse frequenze, in frequenze estremamente basse, perché ci affascinava la sfida, perché eravamo dei maestri così eccelsi che avevamo bisogno di qualcosa di veramente difficile, se no è troppo facile, è tutto troppo facile, ok? Quindi abbiamo scelto
un curriculum molto contratto, proprio perché ci voglio andare in questo profondo dell'inferno con il sistema del mio corpo che funziona male, dove non riesco a capire, non mi ricordo chi sono, perché voglio vedere se a quel livello riesco a creare la gioia. Mi eccita questa sfida, dai, buttiamoci, no? Quindi abbiamo dato il nostro consenso a tutta questa situazione, sapendo che era un gioco, quindi perché per l'anima è tutto un gioco, no? È come, hai visto, bambini, io faccio il cowboy, tu fai l'indiano, io faccio il medico, tu fai il malato, no? Ma è un gioco, nessuno è malato, nessuno è cattivo, nessuno è brutto. Si identificano davvero quando i bambini giocano. Sì, Cioè, io mi ricordo ecco, quando giocavo da esatto, bambina era questo è il proprio punto, quindi, quello. e questo risponde alla tua domanda. Come mai? È perché ci siamo così lasciati assorbire dal gioco che pensiamo che il gioco ci definisce. Siamo arrivati a un punto in cui ci siamo lasciati definire dal gioco, mentre invece noi siamo molto, molto più vasti del gioco, ok? È come se tu vai a vedere un film e gli attori sono così incredibilmente bravi che tu ti perdi nel film completamente, ma di solito. Comunque, per quanto gli attori sono bravi, la trama del film ti prende un pochino, te lo ricordi che stai guardando un film, no? Invece, in questo caso, molti hanno completamente scordato che è un film, credono di essere gli attori che vedono sullo schermo e pensano che il film è l'unica cosa che esiste. E questo, al momento in cui noi abbiamo messo la firma su questo contratto, sapevamo che questo sarebbe potuto succedere. E ci eccitava, ci entusiasmava questa possibilità, perché uscire da questa possibilità voleva dire acquisire essere ancora più maestri della separazione, maestri delle difficoltà. E quindi adesso che stiamo per uscire fuori da tutto questo, l'umanità o quella parte di umanità che sceglierà di andare nel prossimo sogno si posizionerà in un livello di frequenza che potrà veramente di essere di supporto a un'infinità di forme di vita. Ok? Un'altra cosa che ha sconvolto un po' di persone, tra cui Gabriele Sannino, era quello che tu avevi detto l'altra volta, cioè che bisogna fare attenzione ai nostri consensi, a tutto quello che noi diciamo nel momento in cui, cioè, mi sembrava di aver capito. Io quello che tu avevi detto l'ho interpretato come? Io l'ho interpretato come? Che noi abbiamo degli aiuti dall'esterno. Perché se non ci fossero stati aiuti dall'esterno, noi non avremmo potuto ben comprendere il gioco in cui siamo. Adesso lo riusciamo a vedere un pochino più distaccati perché qualcuno ha lavorato perché noi ci risvegliassimo, perché noi ricordassimo quello che siamo. Per cui tu non hai detto, mi sembra di aver capito perlomeno, io l'ho interpretato, che tu non hai detto, io disconosco qualsiasi forma di vita esterna e non c'è nessun salvatore. Non c'è nessun salvatore perché chi deve fare quel passo per avvicinarsi di più a se stesso è ciascuno di noi. Certo, farlo insieme è una cosa più bella e più gratificante perché arriviamo tutti all'interno dell'unità e non escludiamo la presenza di entità esterne che in questo momento possiamo anche non riuscire a percepire con gli occhi fisici, che potranno aiutarci in questo passaggio. Certo. Perché, ecco, volevo che tu specificassi un pochino meglio perché, ecco. No, quello a cui dobbiamo fare attenzione è perché adesso ci sono questi meravigliosi facilitatori, io non li chiamo salvatori, li chiamo facilitatori, sono anime come noi, meravigliose, che stanno facilitando la liberazione, diciamo, parlo adesso da dentro il gioco, da fuori il gioco c'è una visione un pochino diversa, ma da dentro il gioco ci sono i brutti, i cattivi, i buoni e i belli, e questi facilitatori stanno, diciamo, rimuovendo l'aspetto negativo, okay, del gioco, o comunque lo stanno riducendo, stanno addolcendo il più possibile la polarizzazione, il dualismo, ok? Ora, questi liberatori, questi facilitatori che stanno facendo un meraviglioso gioco, poi in base a quello che noi sentiamo dentro, interpretano un ruolo diverso.
Perché se io dentro di me ho ancora radicato l'idea che devo essere governato, devo essere controllato, che ci deve essere le forze dell'ordine, se no c'è il caos, se perché l'essere umano non sa, no, se ho questa conversazione, chiaramente i liberatori adesso che ci fanno da specchio saranno ben contenti di interpretare il ruolo dei nuovi re. Ma ci Ok? Ma saranno per dipende da noi. contro, scusami, perdonami Marco, ci saranno anche per contro tante persone, e lo dico con cognizione di causa, tante persone che saranno felici di entrare in questa nuova gabbia dorata, di questa Certo, gabbia che dice ci penso io, e tu dici, oh sì, che bello, grazie, pensaci tu. Quello è un livello che va bene per loro, senza giudizio va benissimo, eh. assolutamente, è meraviglioso, è tutto perfettamente sincronizzato e non c'è niente di sbagliato. Se io adesso da una cella più piccola ne voglio, mi accontento di una cellula un pochino più grande, non c'è niente di sbagliato. Evidentemente questo è il passo con cui io devo andare avanti, no? E dobbiamo sempre onorare le scelte degli altri. Però per quelli che si dichiarano che vogliono la sovranità, che vogliono la libertà, che vogliono essere assolutamente, no, liberi, dico, quando arrivano i liberatori e si presentano con il frutto della libertà, dobbiamo noi acquisire discernimento per far valere tutte quelle vibrazioni che noi diciamo che vogliamo la libertà. È un po' come se nella tua, diciamo, 10 generazioni fa, la tua famiglia era ricca, infinitamente ricca. Poi, per qualche ragione, gli è stato portato via tutto. E tu all'improvviso hai passato generazione in generazione nella scarsità, nella sopravvivenza, nel cercare di sbarcare il lunario. Poi un giorno bussa alla tua porta un carabiniere e dice: abbiamo recuperato il malloppo che vi abbiamo rubato, no? Ora, se il poliziotto, adesso parlo del poliziotto, se diciamo l'operatore di luce è genuino, è puro nel suo intento, ti dà semplicemente il malloppo e dice: vai, sei libero. Se invece per rispecchiare la tua idea che ancora essere liberi non va bene, perché se no c'è il caos, perché se no, perché io sento tantissima gente che dice: ma se tutti possono fare quello che vogliono, poi succede il pavatrac. No, non è vero, perché quando noi operiamo con la nostra gioia, tutto si incanala nei canali giusti. Però se tu rifletti questa idea, che è ancora una parte di te che è in ombra, che dice che ha bisogno di qualcuno che gli dice cosa fare, allora quello che ti consegna il malloppo dice: ok, benissimo, allora ci sono delle condizioni per questo malloppo. Dammi l'impronta qui, dammi il DNA qui, qui facciamo, ti digitalizziamo, qui facciamo questo. E anche quello è un gioco. E sicuramente sarà una prigione molto più bella, molto più grande, piena di profumi, di colori, ma sarà sempre una prigione, magari con le inferriate d'oro, no? E anche quella ci saranno molte persone che saranno più che felici di vivere questo cambiamento. Ma se siamo coerenti con quel nostro sentire che ci dice che vogliamo la libertà assoluta, ecco che se arriva il liberatore e ci propone qualcosa, e non ci dà semplice, perché la verità è che se sono puri, cioè semplicemente ci restituiscono quello che ci è stato depredato, inclusa la tecnologia, semplicemente perché è cosa giusta. Quindi non ci sono condizioni. Ecco qua, te lo do. Perché? Perché è la cosa giusta da fare. Te lo ridò perché era Te lo nostro, restituisco. te lo Esatto. restituisco. Esatto. Se invece ci sono condizioni, te lo diamo, però c'è una scadenza, però qui devi firmare un contratto e qui vuoi andare sul lettino, però mi devi dare questa. Allora sta a noi il Discernere. colloquio. Ok, è interessante questa proposta. Allora, guarda, sai una cosa? Sì, accetto questa parte, però questa parte no, no? Dobbiamo noi entrare nel nostro potere. E non osannare i nostri liberatori, essere grati, apprezzare quello che hanno fatto, ma non prostrarci ai loro piedi, perché sennò, ancora una volta, Robin Hood diventa il nuovo Papa VIII, capito?
È lì che dobbiamo stare attenti, perché adesso si sta aprendo uno spiraglio, una luce, un portale, e dobbiamo essere estremamente, in base a quello che desideriamo creare, dobbiamo discernere e imporre, dire no, questo no, grazie, questo sì, e magari anche negoziare, perché possiamo anche negoziare. Posso dire, ok, Quantum Financial System, ok, ci dai 10 milioni di euro a tutti qua, ok, benissimo, però cosa vuoi in cambio? Beh, allora guarda, noi vogliamo che metti l'impronta digitale qua, vogliamo che ti digitalizziamo l'occhio, così quando tu entri puoi fare la scannerizzazione. A questo punto devi decidere te se ti va bene o non ti va bene. Puoi dire no, guarda, questo non mi va bene, no? Quindi è un discorso alla pari di due entità che uno vuole interpretare il ruolo in base a quello che l'altro riflette. Quindi se io arrivo e ho in me tutta una serie di che mi sento piccolo, mi sento insignificante, grazie che mi avete liberato, perché senza di voi, allora è chiaro che il liberatore interpreterà un ruolo in accordo a quella vibrazione. Se io invece, il poliziotto che mi riporta il malloppo, dice: oh, bravo, avete fatto un lavoro grande, grazie, grazie, benissimo, e me lo riprendo, fine della corsa, non ci devono essere altre condizioni, perché allora il tuo intento non è puro. Cioè, questo è un pochino il gioco che dovremmo fare fra poche settimane, pochi mesi, ok? Questo lavoro di scegliere in quale gradino di libertà vogliamo, e non ci sono giusti e sbagliati, c'è semplicemente quello che tu senti è la tua prossima esperienza. Parli di contratto, ma prova a pensare quanti contratti noi abbiamo firmato sulla fiducia senza leggere. Io non riuscivo neanche a leggere le clausole del contratto. Se andavo in banca dovevo firmare qualcosa, se dovevo. Ma anche per molto meno, non tanto la banca, ma anche la Telecom. Io non ho mai letto tutte quelle cose. Prima perché non le capivo, non capendole Sono fatte era. apposta perché così non le capisci. Sono fatte Infatti, apposta così che non le ti fanno sentire ignorante, incompetente e che cosa fai? Se tu vuoi la linea telefonica, tu devi firmare. E ci capisci. Sì. hanno portato ad acconsentire a cose che neanche sapevamo fondamentalmente. Allora, poi quando però Un contratto. acconsenti, devi essere coerente, e poi quando ti arriva una sorpresa che è spiacevole, dici: beh, sono io il responsabile, ho messo una firma e quindi non sto lì a sentirmi vittima, sono responsabile, e va bene. E alcune cose possono passare, possiamo anche, non è che dobbiamo essere estremamente rigidi, perché sennò anche lì, no, la rigidità, crea anche questa una contrazione e crea delle ripercussioni. Quindi è un gioco, non prendiamolo troppo sul serio, rimaniamo coerenti con il nostro intento e anche negoziamo un pochino. Quindi quando arriva quello del cellulare, dipende da te. Guarda, non mi va adesso stare a mettermi lì a leggere tutte le cose, io spesso firmo e basta e vado avanti, no? Poi L'abbiamo se mi arrivano sempre le fatto. sorprese. Lo so, Sì, non è che non però è difficile a volte Ah. anche contrattare perché non c'è una persona con cui contrattare. Ti arriva il contratto per posta e tu devi, è unilaterale fondamentalmente, non è È un questo che adesso contratto. vedremo, perché se questi sono veramente liberatori come ci dicono di essere, ci sarà la trasparenza assoluta, quindi non ci saranno dei contratti con delle clausole che devi pagare un avvocato per capire che cavolo vuol dire. Sarà estremamente trasparente. Se non è trasparente, dice: scusate, ma perché questa cosa non è trasparente? Non capisco. Sì, sì. Cioè, allora il tuo intento non è puro, perché se è puro è molto semplice. Guarda, questa è una e queste due, scegli, no? Questa è la trasparenza che noi dobbiamo aspettarci da coloro che interpretano il ruolo di liberatori. Se sono trasparenti assoluti, per esempio, adesso si sta parlando del cambio della situazione finanziaria, nuovo sistema di banche, la nuova moneta. Adesso non manco mi ricordo come l'arcobaleno, il dollaro arcobaleno, adesso tutte queste cose verranno implementate e sarà interessante vedere quali sono le condizioni e come queste condizioni sono proposte. E da lì capiremo la qualità della luce dei nostri liberatori. Ok?
Ed è lì che dovremmo essere completamente in discernimento. Adesso siamo in un momento in cui ci stiamo svegliando, quindi possiamo anche fare la forza insieme, non Esatto. siamo separati, possiamo unirci tutti insieme. Dice, vediamo un po' cosa ci dice questo, cosa ci dice Trump, vediamo un po'. Grazie Trump, sei stato fantastico, però vediamo adesso cosa veramente vuoi, vediamo veramente, scopriamo gli altri, vediamo veramente se sei una coscienza cristica. O se sei ancora nel gioco del io ti do, però mi devi dare questo in cambio, ok? E intuisco che Trump non è una coscienza cristica, però Trump sta facendo un lavoro straordinario, importante, di facilitatore, e sicuramente ci saranno delle condizioni come Putin, come tutti questi qua che adesso si stanno preparando a essere i liberatori del male, e lo stanno facendo perché... Grazie a Dio, perché veramente veramente c'è una forma satanica che deve essere rimossa, soprattutto quando pensiamo a quello che fanno i bambini, non è proprio accettabile, no? Quindi grazie. Però poi quando arriveranno e diranno, guarda, questa è la nuova libertà, mi dai una cella un pochino più grande, una cella enorme, o mi dai le chiavi per aprire tutte le porte e poi sono libero? Come ti presenti? No? E poi a quel momento, quello è lo spiraglio in cui noi dobbiamo farci valere e dire: questo mi interessa, grazie Putin, bello questo lo accetto, questo lo firmo, questo non mi sta bene. Cioè dobbiamo arrivare a quel punto in cui siamo collegati con la nostra anima e attraverso la risonanza e la dissonanza diciamo sì e no, ok? E no sono le due lettere più potenti in assoluto che l'umanità può dire in questo momento. No, è perché che sono le due cose che fanno i bambini quando hanno 2 anni. Dicono no e ti chiedono perché. E noi l'abbiamo dimenticato. Io non lo so, Trump, Putin, coscienza cristica. Secondo me sì, Trump, il Trump che c'è adesso, mettiamola così, il Trump che c'è adesso, il Putin che c'è adesso. Perché non sono così convinta che tutto quello che vediamo sia quello che pensiamo di vedere. Questa è la mia opinione. No, assolutamente, sono una vetrina, queste sono una vetrina. Dietro, bisogna Ok, vedere cosa c'è dietro. certo. Okay? A questo punto stiamo sicuramente confrontandoci con fratelli stellari che sono dietro di loro e anche lì bisogna discernere perché siamo tutti fratelli, però ci sono dei fratelli che sono un pochino più furbetti, ci sono fratelli che sono invece completamente di luce che, come ripeto, lo fanno semplicemente perché è giusto che sia così. E poi ci sono fratelli che sono ancora più avanti nel gioco, che riconoscono la preziosità che è dentro l'umanità e sanno che quando l'umanità si libera tutto l'universo, perché dentro di noi c'è una luce che poi illuminerà tutti, non solo questo pianetino, ok? In questo momento è tutto il multiverso che sta osservando questo piccolo pianetino che pulsa di luce verde e blu, perché sanno che qua il risveglio dell'umanità porterà dei risultati straordinari a tutto il creato. Perché noi, da quello che io sento, e magari alcuni non sono d'accordo, ma noi siamo, diciamo, l'essenza più simile di, come si dice, di uguaglianza del nostro creato. Adesso quando il creato disse, voglio qualcuno che crei me con, c'è la frase, simile uguaglianza, di stessa immagine e uguaglianza. Ah, Ok? allora tu parli di creato e creatore? Il Esatto, il creatore. creatore quando ha scelto, ha fatto una proposta, ha detto adesso voglio veramente che creiamo qualcosa che è di La mia nostra immagine. immagine e somiglianza, sì. Nostra, esatto, e questo è il risultato dell'umanità e della madre terra. Ok, qui c'è il meglio del meglio del meglio che adesso è stato compresso perché dovevamo imparare tante cose. Adesso ci stiamo laureando, abbiamo passato, diciamo, tutti gli esami. Adesso stiamo per sbocciare in quella luce dove l'intelligenza artificiale, mettiamola così,
non avrà la possibilità di controllare più nessuno. L'intelligenza artificiale, attraverso il nostro risveglio, verrà al servizio, al nostro servizio. E questa è una cosa che dobbiamo stare attenti. Tutta questa tecnologia, tutta questa intelligenza artificiale è positiva, ma deve essere al nostro servizio, non che noi siamo al servizio dell'intelligenza artificiale. E bisogna stare molto attenti qui, okay? Quando arrivano tutte queste cose meravigliose. Sono loro che devono essere al nostro servizio. Come è successo nel film La Matrix, a un certo punto le macchine hanno cominciato a lavorare per l'umanità invece di cercare di succhiare l'energia. Questo è lo shift che possiamo far succedere solo quando integriamo la nostra parte maschile, la nostra parte il nostro divino maschile, divino femminile, si integra. A quel punto l'intelligenza artificiale non ha altra scelta che venire al nostro servizio. Quindi se arriva Trump e dietro c'è l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale dirà: eccovi qua, siete liberi, non vogliamo niente, però sai una cosa, ci piacerebbe lavorare per voi. Ok, venite a lavorare, allora tecnologia, allora sì, facciamo questo, facciamo quest'altro. E incorporiamo le macchine per un periodo poi, tra l'altro anche abbastanza breve, perché una volta che il cuore è completamente acceso, l'essere umano, a differenza di molte altre razze extraterrestri, l'essere umano non ha bisogno di tecnologia. Molti dei nostri fratelli extraterrestri hanno bisogno di tecnologia perché non hanno quello che abbiamo noi. Noi, quando siamo completamente svegli, la nostra tecnologia è il nostro cuore. Eh sì. Ok? In effetti un aspetto sul quale io mi sono soffermata un attimo, non so se ne avevamo già parlato telefonicamente o no, era tutta questa tecnologia che adesso si sta divulgando a livello medico che tra virgolette, non sono proprio nel bed, però ci si avvicinano molto e ti fanno pagare delle cifre allucinanti per una tecnologia che, tra virgolette, virgolettato, non è un med bed, però ci si avvicina molto e mi sembra ancora il solito modo di raccogliere in un altro recinto e convogliare verso un qualche cosa Ah, che. queste sono anime che ancora non hanno raggiunto, non sono risvegliate abbastanza, e quindi stanno ancora usando i vecchi moduli, no? In una tecnologia. Usando ancora la Stanno ancora usando i disperazione. moduli del negoziamento, del business, dei soldi, dell'accumulo, tu mi dai questo, però mi devi pagare così. Questi sono i moduli del vecchio mondo che adesso sta crollando. Non è più necessario fare questo, ma loro hanno ancora paura, ancora credono nella scarsità, ancora sentono che devono controllare la loro vita, controllare tutti gli aspetti della loro vita, perché ancora non sono completamente svegliati, e quindi stanno utilizzando la nuova tecnologia con i moduli del vecchio. E quindi questo sta a noi discernere, perché loro ci stanno aiutando, perché interpretando questo ruolo ci danno la possibilità di dire: però è strano perché la tecnologia è così. Però questo mi fa pagare, c'è una incongruenza, no? Lo vediamo spesso in questi venditori di cose meravigliose. A volte c'è una incongruenza. Ho visto quello che dice: cioè, abbiamo un sistema così, puoi fare tantissimi, infiniti soldi, ma se tu hai trovato questo sistema, non dovresti farmi pagare 5.000 euro per applicare il tuo sistema, perché tu dovresti avere infiniti soldi, quindi perché hai bisogno dei miei 5.000 euro, no? C'è Esatto. una contraddizione che è buffa, no? È quasi Sì. buffa, è quasi ti porta il sorriso, no? E questo è un po' quello che sta succedendo. Alcune persone che ancora non hanno un intento puro, non hanno raggiunto una centratura, non hanno integrato il maschile e il femminile come dovrebbero, e quindi ancora usano i vecchi moduli di fronte ecco, ai med bed, e cercano di attirare, di affascinare le persone, di corrompere le persone a accettare. Ma insomma, è anche quella un'esperienza, ne abbiamo fatte milioni di queste esperienze, e alcuni ancora hanno bisogno di vivere quelle esperienze. In realtà la vera tecnologia sarà completamente gratis. Come ripeto, non c'è assolutamente nessuna condizione. Ti do questo med bed perché è cosa giusta da fare, quindi
Eccolo qua, come io ti do la mia musica perché è cosa giusta da fare. Ok? Ma Parlo la con te in musica questo è momento. un modo di guarire. Una volta mi diceva un amico musicista, una volta chiamavano il musicista per guarire, non il medico. Quindi vuol dire che una volta la frequenza 432 era una cosa conosciuta e riconosciuta e tutto si guariva tramite la frequenza. La frequenza, anche la frequenza della voce, la vibrazione della voce, è una cosa che si riconosce e risuona dentro. Non è una cosa che puoi dire, io ti insegno a, è una cosa che senti e ognuno di noi dovrebbe proprio esercitare le sue antennine, lucidare le sue antennine ed essere più aperto ad accogliere quello che risuona da quello che non risuona, discerne quello che è giusto in quel momento, perché poi come si fa a dire questa cosa è giusta, questa è sbagliata? Se esiste vuol dire che è giusta così. Esiste, è giusta, non è una questione di giusto o sbagliato, l'anima non giudica, semplicemente attraverso la risonanza, quindi si avvicina a ciò che suona bene e si allontana da ciò che non suona bene. Ma che suoni bene o non suona bene, il suo amore incondizionato rimane intatto, non diminuisce, ama tutto, però si avvicina a ciò che lei sente che deve vivere e si allontana da ciò che non sente che deve vivere. Molto semplice, quindi non c'è giudizio, non c'è contrazione, non c'è reazione emotiva, c'è semplicemente il discernimento attraverso la gioia. Ok? E quindi questo è un po' quello che dobbiamo abbracciare. Sono parametri, sono cose nuove, che non sono nuove, però per noi che abbiamo passato così tanto tempo sono nuove. Quindi molti fanno ancora un po' fatica a capirle, per questo è importante ripeterle sempre meglio, trovare sempre nuovi modi per esprimere questi concetti che così no, metti dei semi, no? Poi quando fioriranno, fioriranno, giusto? Certo. Una cosa, un'analogia che a me era piaciuta moltissimo che avevi fatto era la questione della tazza che si rompe, della tazza intesa come Dio che si frammenta in tanti pezzi che possono essere grandi o piccoli e che ognuno di noi è parte del tutto e quindi ricomponendosi anche il punto, anche la briciolina più che sembra più insignificante, però fa parte del tutto. E un'altra cosa sulla quale mi piace soffermarmi è il discorso della circonferenza, perché nella circonferenza siamo tutti equidistanti dal centro, non c'è il privilegio e soprattutto ci guardiamo tutti in faccia perché è quella la trasparenza, no? Ed è quella la trasparenza a cui tutti noi siamo invitati, soprattutto negli ultimi 3 anni, perché c'è stato un'impennata iperbolica all'esortazione della trasparenza. Adesso non è più possibile mentire, non è più possibile, cioè è possibile, certo che è possibile mentire, però quando c'è una menzogna, riusciamo ad osservarla, a guardarla e a non giudicarla. Cioè, a me succede così che sento quando una persona mi sta mentendo e l'osservo. Mi dispiace per lui o per lei che hanno ancora bisogno di attuare questa cosa, ma. Come dicevo l'altra volta, i cani mi hanno insegnato tanto, no? Osservare senza. Una cosa che si dice dei cani è questa, che se tu mostri paura a un cane, il cane se ne accorge e quindi non devi mostrare paura al cane perché il cane se ne accorge. Come se il cane si accorge che tu hai paura e allora ti sbrana. Non è così, giuro, non è così. Il cane si accorge che tu hai paura. Perché tu emani dal suo punto di vista ha un naso talmente raffinato che sente l'odore della paura e dice: Questo ha paura, punto. È così che finisce la storia del cane che si accorge che tu hai paura. Non succede assolutamente niente. È vero che il cane si accorge se uno ha paura. Poi può reagire, il cane può reagire andando indietro perché il cane può aver paura di uno che ha paura. Oppure può reagire.
guardandoti in un modo strano perché vede la tua paura e quindi ti guarda in un modo strano, ma finisce lì. Non succede che il cane ti sbrana perché tu hai paura. Così è la bugia. Se tu dici una bugia, se tu adesso mi menti spudoratamente e io mi accorgo che tu mi menti, la Doni di 3 anni fa ti avrebbe detto: Marco, però sono stronzo perché adesso mi stai mentendo e non è bello quello che tu stai facendo. E ti facevo notare la bugia con un'enfasi che mi caratterizzava moltissimo fino a 4 anni fa. Adesso l'accolgo e dico: Marco mi ha mentito, fine, fine. Dov'è il problema? Tu, è un problema solo tuo se tu mi menti. Questa è la neutralità. Questa è la neutralità dove non entri in reazione e quindi ti mantieni centrata e quindi hai più capacità di essere anche di supporto perché con la centratura l'anima entra in gioco, l'anima non giudica e quindi sa, diciamo, c'è la parte femminile che sente compassione, ma non compassione nel senso di pietà, di pietismo, compassione nel senso che dice: ok, in questo momento tu hai bisogno di vivere l'esperienza menzogna. Onoro questa tua scelta perché, sai, tanti anni fa ci sono passato anch'io e guarda come ha funzionato, ci sono arrivato anch'io perché tutti abbiamo fatto tutte queste cose, Certo. ok? Nessuno, no. Quindi in questo momento onoro il fatto che tu hai bisogno della menzogna. Chiaramente io non posso partecipare perché ho già fatto quel lavoro, quindi non ho bisogno di ripeterlo. Quindi ti lascio. Quando hai risolto, hai fatto le tue esperienze con la menzogna e sei arrivato, grazie ad essa, all'onestà, alla trasparenza, allora possiamo riprendere le danze. Ed è una bellissima danza fatta in quell'ottica dove parliamo anche del principio del perdono, perché molti dicono sì, però come si fa a perdonare tutti quelli che ci hanno fatto del male fino adesso? Il perdono, dal mio punto di vista, non lo so dal tuo Marco, il perdono è un bellissimo gesto, ma è anche un po' un gesto dove io mi metto su un altro livello superiore a te che ti concedo il perdono. Se io invece comprendo, cioè prendo con tutto il gioco che stiamo facendo insieme, posso dire: il gioco fino adesso mi è andato bene, adesso non mi va più bene, cambio gioco, cambio io il gioco, non pretendo che il gioco cambi per tutti gli altri giocatori. Sono io che dico: mi sono un po' rotta le palle di giocare a Monopoli, vado a giocare a Scala 40 perché mi piace di più. Però è un mio modo di dire: mi stacco da quel tipo di gioco e gioco in un'altra maniera. Quindi, e invece per te, co cosa senti nei confronti del perdono di questi che, questi burattini, perché sono marionette quelli che ci hanno vessato? Però hanno giocato quel ruolo di Certo. vessatori. Certo, nelle alte sfere non esiste il perdono, non c'è mai niente che deve essere perdonato, perché perdonare implica che io sono vittima, sono stato vittimizzato da te, sono stato male perché tu mi hai fatto qualcosa e adesso io, siccome sono una brava persona, ti perdono. Ok? Questo è un gioco egoico. Ok, è un gioco che è interessante anche quello come esperienza, ma quando tu alzi le frequenze ti accorgi che non c'è mai niente di cui perdonare perché ogni cosa che è successa ha delle ragioni meravigliose e quindi tu hai interpretato un ruolo così che io possa vivere quest'idea che mi sono offeso o mi hai fatto del male. Perché vivendo questa idea vado a vedere qualcosa che non è in dissonanza con la mia essenza, perché quando sono nella mia essenza nessuno mi può fare niente senza il mio permesso, nessuno mi può far male, nessuno mi può offendere senza il mio permesso. Ogni volta che qualcuno mi offende, sono io che gli ho dato il permesso. Ok? Quindi dal perdono vai all'apprezzamento. Infatti il famoso Oponopomo,
che non so se conosci la formula, va corretto, perché a un certo punto dice ti perdono, no, non, ti apprezzo. Ci sono alcune frasi in quella formula che vanno corrette. Adesso non me la ricordo nella sua interezza, ma quando la vidi, vidi subito che bellissimo, però c'erano alcune sfumature che ancora, che a quel tempo erano importanti. Adesso stiamo entrando in un livello in cui alcune cose devono essere modificate, come tante delle cose che vengono dalle sacre scritture, dai sacri documenti, da cose. Anche queste cose devono essere riaggiornate, perché stiamo entrando in una realtà che ha bisogno di uno specchio diverso. Ok? Una cosa che mi Quindi il piacerebbe perdono. affrontare. Sì, scusa. No, no, pensavo che avessi. No, 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 sì. sto Continua. dicendo, il perdono non esiste, cioè se decidi che esiste, esiste, tu sei il creatore. Quindi se tu senti che devi entrare in questa illusione in cui io ti, guarda, sarò magnanimo, ti perdono, puoi andare, ok? Ti voglio bene. Però se sei in contatto col tuo cuore, senti che quella è una cosa egoica, non è il vero amore incondizionato, non è l'amore che vede la perfezione in tutto e poi in base a quello che vede sceglie in che direzione andare, ma senza essere un manipolatore astuto o senza diciamo, agire in una maniera così che appare benevolo, perché hai visto quanto è buono, lui l'ha perdonato, no? Questo è tutto ego. Hai visto quanto è buono, malgrado tutto quello che gli ha fatto, l'ha perdonato. No, no, non Certo. funziona così nelle altre sfere, ok? Nelle altre sfere, cioè, tu mi hai fatto questo, grazie, perché grazie a questo io ho capito tante cose, e grazie al fatto che ho capito tante cose, il tuo ruolo non è più necessario. Quindi adesso o cambi ruolo oppure proprio non entri più nella mia esistenza. Cioè, entriamo in due frequenze diverse, quindi tu non mi vedi più e io non ti vedo più. Ok? Certo. No, pensavo un'altra cosa riguardo al perdono. Tu hai parlato del perdono riguardo a qualcun altro e spesso quando affronto questa tematica le persone mi dicono, eh sì, però qui sono morti tanti, sono morte tante persone. Secondo me sono morte tante persone perché era una scelta della loro anima di prendere e andare via in questo momento perché avevano altro da fare in altri lidi. Quello che secondo me è il vero senso del perdono è perdonare se stessi, perché è molto più difficile perdonare se stessi per gli errori fatti che non perdonare qualcun altro di esterno. Penso a tutti, non soltanto ai medici, penso alle forze dell'ordine, penso ai magistrati, penso a tutti coloro che, ai giornalisti, a tutti coloro che in maniera subdola non hanno fatto nulla. Per dire no, non è così, non è così veramente quello che sta accadendo. Ecco, il vero perdono è quello che loro devono esercitare nei loro confronti. Non vorrei essere nei loro panni e dovermi perdonare di una cosa così immane come quella che hanno fatto. E alcuni effettivamente non reggono, cioè non ho mai visto così tanti suicidi nell'ambito della politica, nell'ambito delle alte sfere, nell'ambito dei CEO, delle grandi aziende, come in quest'ultimo periodo. Vuol dire che c'è mancanza di perdono per se stessi, e forse è quella la parte più difficile. In effetti, anch'io ho più difficoltà a perdonare, me stessa che non gli altri. Perché è un po' come il discorso dell'apprezzamento, lo facevamo già l'altra volta, no? È facile apprezzare qualcuno di esterno, ma accettare un apprezzamento, cioè quando ti fanno un apprezzamento, non lo so tu Marco se sei così un'anima elevata da dire grazie, oppure se dici grazie e abbassi lo sguardo perché quasi ti vergogno, perché l'apprezzamento è una cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. Prima da noi stessi che non dagli altri, però non riusciamo a farci il vero apprezzamento o ad accogliere l'apprezzamento, ci mette in imbarazzo. Guarda,
una cosa che noi facevamo, io insegnavo Reiki insieme al mio ex marito, e un esercizio che facevamo alla fine di ogni corso era scegliere una persona qualunque all'interno del gruppo, del cerchio che c'era, e apprezzarla per un qualsiasi cosa. Perché spesso noi invece focalizziamo l'attenzione su quello che non va in noi e negli altri. Allora l'esercizio era contrario ed era focalizzate un aspetto, perché ce ne sono mille, mila da analizzare, però il tempo è limitato. Per cui focalizzate un aspetto che vi ha colpito e apprezzate l'altra persona. Ma il vero esercizio non era tanto quello, quanto il fatto che l'altra persona doveva rispondere: sì, certamente era ora che te ne accorgessi. Tu devi vedere che difficoltà c'era da parte dell'uomo, della donna che riceveva quell'apprezzamento, dire: sì, certamente era ora che te ne accorgessi. Era ovviamente paradosso questo, no? Era una frase paradossale per autoeducarci ad accogliere l'apprezzamento, perché, come dicevi tu, perdono, apprezzamento, gratitudine, gioia. Cioè, un circolo virtuoso quello del perdono, apprezzamento, gratitudine, gioia, e si autoalimenta, ed è quello che dovremmo focalizzare ed autoalimentare in noi e negli altri. Ma se non ce l'abbiamo noi, come facciamo a darlo agli altri? Se non brilliamo noi della nostra luce, come facciamo a dare la luce agli altri? Esatto, Allora, io ti quindi amo talmente tanto che ti do tutta la mia luce. E poi? no, il fatto è che arriva un punto in cui il tuo tu sei il tuo contenitore è così pieno del tuo amore per te stesso che diventa è completamente irrilevante se qualcuno ti apprezza o no. Quindi non crea imbarazzo, non è una cosa che ti aspetti e di cui hai bisogno, È sei l'aspettativa neutro. un'altra cosa, è Esatto, l'aspettativa un'altra cosa, l'apprezzamento è una cosa, l'aspettativa un'altra. esatto. E quello è il momento in cui tu sei veramente libero, perché è la quantità di amore che è nel tuo contenitore che ti consente di essere libero, perché finché il tuo contenitore pecca di amore, è troppo, non è ancora pieno abbastanza. Tu sarai sempre schiavo di qualcosa di cui hai bisogno, di qualcosa che ti aspetti, no? Qualcosa che ti inibisce, qualcosa che invece ti fa sentire tutto vincente, poi una volta ti senti giù, una volta ti senti su, no? Quando arrivi a un punto in cui ami te stesso, ma non parlo di narcisismo, ma parlo di amore nel senso che sai che sei, che è la vita, che tutto è amore, quindi non ha importanza, diventa completamente irrilevante. Per me in questo momento, non dico che sono arrivato al top, però noto che non è particolarmente rilevante se qualcuno mi apprezza o no, se qualcuno mi premia o no, o se qualcuno mi capisce o non mi capisce, oppure se qualcuno mi apprezza, non è che abbasso gli occhi e mi sento imbarazzato perché ho paura a ricevere, sono neutro, bene, ok, mi fa piacere, mi dà gioia che quello che sto creando, ha creato un effetto positivo in te, benissimo, ma io sono il mio contenitore è già pieno, quindi non lo faccio per questo, lo faccio semplicemente perché mi diverte, perché mi dà gioia, sono libero da tutto questo. Questa è la libertà in assoluta. Quindi più il nostro contenitore è pieno del nostro amore, più noi siamo liberi di volare come farfalle, di fiore in fiore, scegliamo noi quale fiore su quale fiore posarci e non ci aspettiamo niente dal fiore, non ci aspettiamo niente dalle altre farfalle, siamo sempre completamente liberi. E questo è il momento in cui possiamo per la prima volta forse essere veramente di supporto alla vita, quando siamo liberi dal bisogno. Eh sì, interessante questo. Un'altra cosa mi aveva colpito, prima hai parlato di narcisismo e l'altra volta avevi accennato al fatto che, però era forse nel fuori onda che ne parlavi quando siamo rimasti dopo, del narcisismo che c'è stato soprattutto nelle alte sfere, in Hollywood, nello star system, che li ha imbrigliati
in questi patti che sono stati fatti e ora non si sa dove siano gli originali. Si parla di sostituzioni, si parla di attori, si parla di maschere, ci sono delle maschere che sono favolose e che non si vedono neanche che sono maschere. Addirittura io ti dico la verità, parlare di cloni 4 anni fa, io dicevo sì, vabbè, è un film, non è possibile che ci siano cloni. Adesso dico, tutto è possibile, perché no? Può essere anche che ci siano sostituti, cloni. Tu parlavi di contenitori senza anima, no? Contenitori vuoti senza anima, abbastanza angosciante questa cosa per l'alta percentuale di contenitori senza anima che pare ci sia. Vuoi dire qualche cosina di più riguardo a questa cosa, questi patti che sono stati fatti e che hanno dovuto onorare? Allora, beh, diciamo, parlando, hai accennato al narcisismo, il narcisista è, diciamo, la preda favorita di coloro che vogliono esercitare il controllo nell'umanità, perché il narcisista è il più corruttibile, il più affascinabile, il più ipnotizzabile, perché il narcisista è una persona che ha bisogno di attenzione, di stare al centro, di avere potere, di avere controllo, di essere famoso, di essere osannato, no? E quindi questi sono è facile, diciamo, sedurli, sono facili da essere sedotti e quindi sono il più alto numero di vittime che poi ricevono quello che chiedono. Però nel momento in cui hanno compiuto quello che il sopra voleva, sono i primi a essere divorati, sono i primi a essere eliminati, ok? Quindi loro non sanno che non hanno scelto una strada proprio ideale. Per quanto riguarda i cloni, i contenitori vuoti hanno anche loro un ruolo, come abbiamo già detto. Quando guardiamo un film ci sono le comparse. Un film senza comparse non funzionerebbe, vedi solo gli attori principali e non c'è niente dietro. No, invece ci sono le comparse che creano, diciamo, la fragranza del film, no? E poi ci sono gli attori secondari che sono molto importanti perché supportano la narrativa degli attori principali. Quindi ognuno di queste. Di queste, diciamo, sfaccettature di un film che corrispondono al nostro film, alla nostra realtà, sono tutte ugualmente importanti. E il fatto che qualcosa sta interpretando il ruolo di comparsa, va comunque amato, va comunque rispettato. E infatti, penso che te l'avevo accennato, quando noi siamo in contatto con un contenitore vuoto. Cos'è un contenitore vuoto? È praticamente un'intelligenza artificiale che interpreta il ruolo umano, ma non ha, diciamo, non ha un'anima sua, risponde al collettivo, a un'anima collettiva. In questo caso non si chiama anima perché è intelligenza artificiale, quindi risponde all'intelligenza artificiale. Quindi se tu ingaggi una di queste persone che incontri per strada che sta facendo la comparsa e la ingaggi in una conversazione, attivi in lui, e qui sembra veramente fantascienza, ma fantascienza non esiste, tutto quello che vediamo nei film di fantascienza esiste, attivi in lui un programma basico in cui lui ti risponde: scusi, mi sa dire dove sta Piazza Garibaldi? E lui dice: oh, come no, gira a destra qui, è finito lì. Se poi lo ingaggi però con una conversazione che va un pochino più nel profondo, vedrai che non rispondono, perché hai superato le aspettative del loro software, del loro programma. Ok? Però succede una cosa: se tu, quando interagisci con un contenitore vuoto, lo apprezzi, perché va apprezzato, perché sta interpretando un ruolo importante in questo gioco. Perché, come abbiamo detto, senza comparse un film non funziona, ok? Se lo apprezzi con il tuo amore incondizionato, con il tuo amore lo illumini,
lo fai brillare di luce sua, e quindi nell'oceano ci sono infinite anime che vogliono entrare in questo gioco, vedono questa luce, riconoscono un contenitore bello, perché noi con il nostro amore l'abbiamo rivelato per quanto bello è, e un'anima può dire: oh, bello questo contenitore, e entra dentro. E improvvisamente quello che prima era una comparsa diventa un attore principale o un attore secondario. Quindi in ogni situazione in cui ci troviamo, la regola è sempre quella: se abbiamo il nostro contenitore pieno di amore, è sempre quella di dare amore, sempre attraverso l'amore. L'ego lo vuoi trasformare? Lo devi amare. Non ci sono altri modi per trasformare l'ego. Vuoi migliorare qualunque cosa? È l'amore l'unica cosa che puoi fare, ok? E ancora una volta, l'amore non è il sentimentalismo che abbiamo visto nei film romantici o nei libri del passato. L'amore non è oh, piccolino, carino, ti voglio bene. Oh, non è accettare tutto. No, l'amore è molto forte anche nel dire no, ok? Però viene da un amore, quindi non viene da un giudizio, non viene da un bisogno, non viene da una reazione emotiva. Quindi ci manteniamo sempre concentrati con l'anima. E quando operiamo con l'amore, non sciogliamo qualunque nodo, sciogliamo qualunque situazione, trasformiamo qualunque cosa. E quindi questo è il modo con cui, adesso che arrivano tutte queste ombre, tutta questa roba che è pesante, la cosa migliore da fare è guardarla con neutralità, quindi con gli occhi dell'amore, nel senso che riconosciamo che c'è stato un gioco, che c'è stato una sorta di chiariscuri, e quelli che hanno interpretato l'oscurità e quelli che hanno interpretato la luce hanno creato questo chiaroscuro, e quindi hanno creato, diciamo, una piattaforma su cui noi abbiamo potuto fare delle esperienze straordinarie. Quindi grazie luce, grazie oscurità, perché senza di voi non avrei fatto questa incredibile esperienza e non sarei arrivato a questo livello di luce mia interiore. Ok? Quindi questa è un po' l'attitudine. È difficile perché, come ripeto, siamo in un sistema operativo che ha acquisito delle separazioni così pesanti, così orrificanti, che non è facile operare a quel livello. Però, paradossalmente, se riusciamo ad operare solo quando riusciamo ad arrivare a quel livello, che noi saniamo la situazione. Ok? Quindi è una grossa prova che dobbiamo affrontare. Però è molto stimolante per la crescita di tutti e tutti sono coinvolti nella stessa misura e con la stessa intensità. Questo è bello. È bello poter non essere soli. È quello che io dico che ultimamente ci stiamo tutti ritrovando, come se le famiglie animiche si stessero ricollegando, no? Ci sono tante anime che adesso sono di nuovo in connessione, ci sono anime che non si conoscono ancora, non si sono mai viste, però hanno una grande affinità, un grande senso di unità, ecco, di stessa vibrazione. Assolutamente. Una cosa che mi piacerebbe nelle prossime puntate affrontare anche con te è la menzogna, che secondo me c'è stata, ma non solo secondo me, nella figura della Maddalena, perché la donna è stata completamente accantonata, non soltanto nella religione cristiana, in tutte le religioni, ma la figura della Maddalena come altra parte della figura di Gesù, è una cosa che mi piacerebbe poter affrontare. Per il momento io non posso altro che dirti grazie, No, perché grazie sono bellissimi a questi noi. incontri. Grazie a noi, grazie a tutti noi. E niente, direi che ci vediamo prestissimo, vero Marco? Certo, come no, prestissimo, anche di maniera diversa questa Eh sì. volta. Sì, e sarà un vero piacere. Ti ringrazio Marco e ci vediamo Ok, presto.
Ciao. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.